Salve a tutti, sono Gabriele Lattanzio, pianista, compositore e didatta, e questo è il mio primo video tutorial dove vi andrò a spiegare in modo molto semplice e veloce a riconoscere le note e la loro posizione sia sul pentagramma, utilizzando questo programma che vedete in questo video che si chiama MuseScore, programma gratuito che suggerisco a tutti di scaricare, dopo vi lascio in descrizione il link. E poi riconoscere anche sulla tastiera del pianoforte, in questo caso una tastiera digitale collegata col mio computer, che quando andrò a suonare un tasto, a suonare una nota, andrà direttamente a scriverla sul programma. Ho fatto questo collegamento qui. Quindi partiamo subito dalla base. Allora, per prima cosa, quando uno vede un pianoforte, una tastiera di un pianoforte, nota che ha una successione di tasti neri e tasti bianchi. Con precisione, questi tasti sono 88 nel pianoforte, un po' di meno nelle tastiere. Adesso, per errore, ho schiacciato un tasto e mi è andato subito a suonare il pianoforte e a scriverlo sul pentagramma. Quindi, dicevamo, successione di tasti neri e tasti bianchi, con precisione ci sono gruppi di due tasti neri e tre tasti neri, due tasti neri e tre tasti neri. È una successione di è un'alternanza di questi tasti neri e tasti bianchi, con questa sequenza. E con precisione, ancora più precisione, sono sette volte queste ripetizioni, no? Sette sequenze di due tasti neri e sette sequenze di tre tasti neri, e via dicendo. Ora, troviamo il Do centrale che è come punto di riferimento per partire da lì. Partiamo da un punto. Do centrale che io lo chiamo per i bambini anche Do dell'ombelico perché ci sediamo proprio in adiacenza, in modo adiacente a questo Do. Eccolo qua. Questo è il Do centrale. Dove si trova il Do centrale? Prima dei due tasti neri. Questo è il Do centrale. Ovviamente, prima di ogni due tasti neri avremo un Do. Questo è il Do più acuto, questo è il Do ancora più acuto ancora. Questo è il Do più grave. Questo è il Do ancora più grave. Grave che cosa vuol dire grave e acuto? Vediamo questa differenza. Acuto si va verso destra, è più squillante come suono, no? Grave è più basso verso sinistra, verso la tastiera verso sinistra, quindi la mano sinistra suonerà maggior parte delle volte suonerà i suoni gravi, la mano destra suonerà i suoni acuti. Non sempre così, però la maggior parte delle volte sì. E quindi avrà un suono diverso, sarà lo stesso suono, ma più acuto, più alto, più proprio lo sentite, no? La differenza. Questo è centrale, questo è più acuto, questo è centrale, questo è più grave, lo sentite proprio il suono com'è. Quindi abbiamo riconosciuto la prima nota che si trova, Do centrale del Do centrale, si trova prima dei due tasti neri. Di conseguenza questo Do, che si trova prima dei due tasti neri, andiamo verso destra, quindi andiamo man mano in sequenza, in scala, nei suoni più acuti, saliamo sempre di più. A fianco al Do, in scala, abbiamo il Re, Re che si trova qui, a fianco, in mezzo ai due tasti neri. Di conseguenza abbiamo il Mi. Questo Mi si trova dopo due tasti neri. Abbiamo il Fa che si trova prima dei tre tasti neri. Poi il Sol, poi il La, poi il Si. Il Si si trova dopo i tre tasti neri. Fate attenzione, tre tasti neri, Si. Poi di nuovo troviamo il Do, come dicevo prima. Ogni Do è prima dei tre tasti neri. Abbiamo appena suonato una scala, un'ottava, partendo dal Do centrale. Un'ottava è una successione di otto suoni. Ecco perché questa si chiama ottava, proprio perché è una successione di otto suoni. E questa sequenza nella tastiera si ripete per ben sette volte. Infatti, nel pianoforte, nella tastiera del pianoforte, pianoforte si dice che è costituito da sette ottave, sette volte questa sequenza. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Poi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. E sono due ottave. Poi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. E di conseguenza, e andiamo avanti così, con questa scala, per sette volte. Abbiamo detto ciò, abbiamo trovato tutte le posizioni delle note sulla tastiera del pianoforte, no? In scala. Seguendo una certa logica, che è la scala di Do.
Ora andiamo a capire come si scrive lo spartito, come ritrovarlo sul pentagramma, rigo musicale spartito. Innanzitutto diciamo che cos'è un pentagramma. Il pentagramma è un insieme di 5 righe e 4 spazi. Lo vediamo qua, ve lo indico proprio con l'appuntatore del mouse e con questo pallino che sarà una nota, il segno grafico, questo pallino vuoto è una nota, con precisione una nota che vale 4 quarti. Però abbiamo detto quindi pentagramma 5 righe. Di conseguenza queste 5 righe ci saranno 4 spazi al suo interno. Quindi prima riga, partiamo sempre dal basso, eh? Prima riga, seconda riga, eccola qua, terza riga, quarta riga e quinta riga. Primo spazio, secondo spazio, terzo spazio e quarto spazio. Ora, per dare nome alla posizione delle note sul pentagramma, ci serve un segno grafico e lo disegniamo, e sì, questo segno grafico appunto si chiama chiave, come il titolo di questo video tutorial, note sul pentagramma in chiave di violino o anche chiave di sol, righe e spazi. Questa chiave, la indico qua con l'appuntatore del mouse, si chiama appunto chiave di violino ed è posizionata, fate attenzione a questa cosa, eh? Cerco di parlarvi, sono concetti un bel po' teorici e tecnici, però cerco di spiegarvelo in modo molto molto semplice. Questa chiave appunto si chiama chiave di violino ed è disegnata sul secondo rigo, partendo dal secondo rigo, ovviamente le prende tutti nel disegno, le righe. Secondo rigo del pentagramma, vedete questo ricciolino? Quando andiamo a disegnarla o a scriverla col computer, partiamo sempre sul secondo rigo. Questo secondo rigo ci dà già una nota importante. Come nella tastiera noi abbiamo fatto il Do prima dei due tasti neri, sul pentagramma abbiamo un bel punto di riferimento, in questo caso la chiave, appunto, la chiave di violino o detta anche chiave di Sol, appunto perché dà la posizione del Sol sul secondo rigo. Quella nota sarà un Sol. Eccola qua. Questa nota sarà un Sol. Sulla tastiera è qui. Sul pentagramma lo vedete sul secondo rigo. Stesso discorso come abbiamo fatto sul pianoforte, sulla tastiera del pianoforte, lo faremo anche sul pentagramma. A fianco al Sol cosa avremo? Un La perché è in scala. Sopra La avremo un Si. Sopra il Si avremo un Do. Sopra il Do avremo un Re. Sopra il Re avremo un Mi. E poi sopra mi avremo il fa e così via. Dopo avremo bisogno di più righe o tagli addizionali. Poi ritorniamo al nostro bel sol. Prima del sol avremo un fa, prima del fa avremo un mi, prima del mi avremo un re. E poi scendiamo sul nostro do centrale che si scrive con questo tagliettino. Vedete che è tagliata la nota? Guardate, c'è un tagliettino in mezzo alla nota, vedete? Quel tagliettino è come se fosse un rigo addizionale, un gradino. Interpretiamolo così. Quel tagliettino è un gradino in più. Fate finta che è una scala, abbiamo bisogno di un altro gradino per scendere, anzi di più gradini, perché se noi andiamo giù, vedete che man mano che scendiamo abbiamo bisogno di più gradini. In questo caso del Do abbiamo bisogno solo di un gradino. Ma se scendiamo sul Si o sul La addirittura, ne abbiamo due di gradini. Eccolo qua. Quindi, grazie alla chiave abbiamo capito la posizione delle note sul pentagramma. La posizione delle note sul pentagramma. Andiamo a vederle meglio queste note, che ora le sto disegnando con questo pallino, con questa testa, diciamo, pallino vuoto. Allora, abbiamo sul primo rigo un Mi. Ora le andrò a scrivere in modo sfalsato, per riconoscerle meglio. Andrò a scrivere le note sulle righe. Primo rigo, pallino sul Mi. Secondo rigo, saltiamo, non sarà un Fa perché il Fa si trova nello spazio. Secondo rigo, il Sol. Terzo rigo, eccolo qua. Terzo rigo, un Si, perché non sarà un La perché anche il La si trova nello spazio. Poi, cosa ci sarà sul quarto rigo? Dopo il Si c'è un Do, ma non è un Do perché è nello spazio. Sul quarto rigo avremo un Re. Eccolo qua, è indicato qua sulla tastiera, nel pianoforte. Quella nota che vedete in blu, quel tasto in blu, è il re relativo alla nota che sono andato a scrivere sul pentagramma. Poi, per finire, il quinto rigo del pentagramma in chiave di violino, ripeto, chiave di violino che si chiama anche chiave di sol, è il fa.
Questo è il titolo, eh? Si è segnato proprio il titolo sullo spartito, proprio per rendere chiara la cosa. Quindi andiamo anche a suonarle. Abbiamo un Mi, primo rigo, un Sol, secondo rigo, un Si, terzo rigo, un Fa, quarto rigo, e per concludere un Re, scusate, quarto rigo, per concludere un Fa, quinto rigo. Mi, Sol, Si, Re, Fa. Queste sono le note nelle righe. È importante leggerle e contarle come punto di riferimento partendo sempre dal basso. Quindi, quando io parlo di primo rigo, non è il primo rigo che si trova in alto, quindi non è questo Fa. Ma primo rigo è questo, è il Mi. Secondo rigo di conseguenza un Sol, Si, Re, Fa. Queste sono le note nelle righe. Ora andiamo a vedere quelle che abbiamo saltato. Noi abbiamo saltato appunto gli spazi. Negli spazi avremo, prendiamo la nostra bella nota, negli spazi avremo un Fa, primo spazio. Poi saltiamo il rigo che l'abbiamo suonato prima, che era un Sol. La, secondo spazio. Do, terzo spazio. Mi, quarto spazio. Eccole qui, queste sono le note negli spazi. O andiamo a suonarle tutte insieme, dai, così facciamo anche un ripassino. Mi, primo rigo, Sol, secondo rigo, Si, terzo rigo, Re, quarto rigo, Fa, quinto rigo. Poi abbiamo il Fa, che questo Fa è il Fa più in basso, La, Do e Mi. Queste sono le note invece negli spazi. L'insieme di queste righe e spazi formano una scala che adesso andiamo a vedere e suonare proprio, come abbiamo fatto prima. La suoniamo con la tastiera e la vediamo visualizzata su questo programma, con questo sullo spartito praticamente. Allora, partiamo questa volta dal Do. Do che ha bisogno di questo tagliettino, questo taglio addizionale. Re, Mi, le vedete proprio segnati. Fa, Sol. La, Si, Do. Poi di nuovo, vedete, sono arrivato al Do posizionato sul terzo spazio. Poi possiamo continuare perché il pentagramma ce lo consente di continuare. Siamo arrivati sul quarto spazio, vedete che abbiamo ancora righe libere, righe, spazi liberi. Abbiamo un Re, anche la tastiera ci permette di continuare, andare anche oltre il pentagramma. Guardate quanti tasti abbiamo, è una bella estensione appunto di sette ottave. Re. Poi abbiamo lì a fianco un Mi, poi abbiamo un Fa. Poi sopra andiamo oltre questo pentagramma. Sol, La, Si, Do. Fermiamoci a questo Do per maggiore chiarezza di questo video. Poi andiamo anche oltre utilizzando altre scale, vi spiegherò altre cose, farò altri video se vi è piaciuto questo. Allora, questo che sono andato a suonare è una scala. Ora a scendere è una scala di Do maggiore. A salire, eccolo qui, una sequenza di note. Praticamente questa. Scala di Do. Anzi, qua sono arrivato a metà. E qua sono una sequenza di due ottave. Eccola qua. Scala di Do ripetuta in due ottave ascendente perché andiamo verso l'alto. Benissimo. Ora io ho segnato queste note con questo segno grafico che sono i pallini. Avete notato che prima ho segnato i pallini vuoti e adesso quelli pieni? Perché ho fatto questo? Perché hanno durate un po' diverse. Ora sentiamo anche la loro durata. Ogni segno grafico ha una durata diversa. Quando è vuoto dura di più, quando è pieno dura di meno. Andiamo a suonarle per sentire la differenza nei tempi, eh? La faccio riprodurre dal programma. Mi, Sol, vedete com'è lungo a passare, è abbastanza lunga la durata a passare da una nota all'altra. Vedete, aspetto un bel po', rimango un po' giù io con la tastiera. La, Do, Mi, e aspetto un po'. Ora noterete che è più veloce. Sono più veloce a suonarlo. Quindi anche qui parleremo in un altro video tutorial, ve l'ho accennato giusto giusto anticipato in questo video appena appena,
Nell'altro video tutorial parleremo dei valori musicali. Se vi è piaciuto questo video, parleremo poi in un altro video dei valori musicali. Cosa sono? Le loro durate, la durata dei suoni. Vi insegnerò a riconoscere le note, no? Anche in base alla loro grafica, come sono segnate. Le vediamo qua in anteprima, no? In alto. Con tutti quei segni che servono per riconoscere la durata dei suoni, insomma. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video. Ciao, mettete like e condividete, mi raccomando, su tutti i social che ho bisogno di farmi conoscere. Ciao, al prossimo video!